Salve ragazzi, io sono Bushi, bentornati nel mio canale, questo è il terzo episodio di Bloodborne e ritorniamo subito dove ci siamo fermati. Eccoci qua a Cathedral World, scusate se magari ho la voce un po' strana rispetto a, al solito addirittura, ma ho un raffreddore che veramente mi ammazza. Ci eravamo lasciati con l'attivazione della quest di questo personaggio qua, che ora mi sfugge completamente il nome. E grazie a questa quest potremmo completarne altre. Non devi preoccuparti per me. Temo di non poterti essere di grande aiuto ora, ma prima che io... prendi questo. Lanciafiamme. A me non serve, a te forse. La mia malattia era incurabile, ma questa città mi ha donato la speranza. Il loro strano sangue mi ha dato più tempo. Ho avuto fortuna. La piaga delle belve mi ha risparmiato. Posso morire da umano. Ok, vediamo se ci dice qualcos'altro, ma non penso. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare per me. E niente. Se ricordate, nello scorso episodio abbiamo preso un oggetto dopo aver sconfitto padre Gascoigne. Noi possiamo scegliere ora se consegnarlo alla bambina oppure no. La sorte non cambierà, lei comunque dovrà morire. Questo spoiler purtroppo era necessario. Quindi scegliete voi se consegnarlo oppure no. Vi darà una gemma del sangue che per iniziare non è neanche male. Ciao signora cacciatrice, non hai ancora trovato mia madre? Signora cacciatrice, era davvero lei? Mamma, mamma, non lasciarmi sola. Parliamo ancora. Ok, per il momento non potremo andare più avanti di così. No, cazzo, ho sbagliato. Ah, bella, 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 dai, dai, ce la faccio. Sì. Dai, bellissimo, ce l'abbiamo fatta. Beh. Siamo tornati nella clinica di Josefka per parlare appunto con lei e cercare di mandare avanti la sua quest. Oh, beh, salve. Splendido, ho un piccolo favore da chiederti. Presto andrai a caccia, immagino. Allora, se troverai dei superstiti, di loro di cercare la clinica di Josefka. Per il giuramento di Ippocrate, se sono ancora umani, mi prenderò cura di loro. Forse riuscirò anche a curarli. Questa malattia, queste belve, non vanno temute. Questa volta la notte è lunga. Sono intrappolata qui, ma voglio aiutare in qualche modo. Arriverò a ricompensarti per la tua collaborazione. Allora? Bene, vai dunque. Qua ragazzi, prima di attivare questa quest dovremmo uccidere il cane che sarà qua davanti. E poi partirà automaticamente il discorso con la vecchia. Ho sentito, sì. Chiudersi in casa non è sempre sufficiente.
Se voi cacciatori faceste il vostro lavoro, non saremmo ridotti così. È tuo dovere aiutarmi, hai capito? Allora cosa mi dici? Hai intenzione di dirmelo o no? Qua abbiamo tre opzioni. Parlare della cappella di Oidon, parlare della clinica di Josefka e negare informazioni. Per mandare avanti la sua quest, dovremmo mandarla alla cappella di Oidon. Allora, cosa sai? Una forestiera di un qualche valore? Beh, non restartene lì! Non hai del lavoro da fare? Vai a tagliare qualche gola! Sistema questo caos! No, ne ho abbastanza! Levati di torno! Via, una grande testa di cazzo. In poche parole, però... comunque ci darà oggetti utili. Ora che siamo tornati a Cathedral Ward, possiamo esplorare un po' il posto. Ah, e chi abbiamo qua? La bella vecchietta. Oh no, non mi sono scordata. Credi che io sia in debito con te? Beh, questa è davvero bella. Il disastro che si è abbattuto su Yharnam è colpa soltanto di voi forestieri! La vostra stirpe ha corrotto il nostro sangue! Non ti avvicinare! Conosco quelli come te. Tu! Non ti avvicinare! Conosco i tuoi trucchi. Prego, veramente... prego, sono contento ogni volta di salvarti. Vecchia testa di cazzo. Usciamo qua sulla sinistra, troviamo già un nemico diverso. Non sono riuscito ancora a fargli Perry, dai. Ecco qua il Perry. Benissimo. Ah, ce n'è un altro. Bene, bene, bene. Me ne ero completamente dimenticato che ce ne fossero due. Ero convinto fosse solamente uno. Intanto prendiamo tutto quello che sta qua intorno. Attenti in questo posto perché avrete una brutta sorpresa. Meglio non farsi prendere da quell'affare. Abbiamo preso i vestiti da cacciatore sempre, almeno credo. Allora, cilindro da mettere in testa, sì, sempre da cacciatore. Sono identici agli altri, a parte per quello che riguarda la parte superiore ed il cappello. Però per il resto sono identici. Testa di cazzo, vaffanculo. Anche a te cane. Cazzarola, via 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 via. Oh, però prendili tutti, ti prego. Ok, quasi fatti fuori tutti quanti. Manca soltanto il cane di merda. Anche il cane di merda è stato fatto fuori. Prendiamo il sangue. Guardiamo cosa c'è intorno. Rugiara di sangue freddo e Molotov. Non passiamo qua ora, ma ci andremo tra pochissimo. E qua c'è subito un cecchino. E due cani di merda. Vaffanculo cani di merda. Oh, però porca ma... potresti per favore dare un colpo poco più veloce?
Almeno non ti ammazzo. Anzi, non mi ammazzo. Fatti fuori i cani, ora pensiamo al cecchino. Ecco qua. Apriamo la porta. Se passiamo da qua possiamo subito tirare una leva che ci aprirà un passaggio. Verso dove? Lo scopriremo a breve. Però prima voglio attivare un'altra quest ancora. Qua quello che troviamo a pregare sotto questa statua è Alfred. Tu sei una cacciatrice di belve, vero? Lo sapevo. Anche io ho cominciato in questo modo. Ah, ti chiedo scusa. Chiamami pure Alfred. Protetto di Mastro Logarius, cacciatore di vile sangue. Allora cosa mi dici? Le nostre prede possono essere diverse, ma siamo entrambi cacciatori. Perché non collaborare e discutere di ciò che abbiamo appreso? Collabora. Oh, oh. Molto bene. Molto bene davvero. Prendi questo per celebrare il nostro incontro. Carta infuocata. Ci darà un buff temporaneo all'arma. Una posizione, prega. La caccia alle belve è una pratica sacra. Che il buon sangue ti mostri la via. Finito qua? Potremmo trovare parecchie cose da condividere. Forza, dimmi cosa suscita il tuo interesse. Allora, parla della Chiesa della Cura. Come sai, la Chiesa della Cura è la fonte del sangue curativo. Beh, io sono un semplice cacciatore. Non conosco molto bene i meccanismi dell'istituzione. Però ho sentito che il sacro ricettacolo del sangue curativo è venerato nella cattedrale principale. E che i consiglieri della vecchia chiesa risiedono nel livello superiore di Cathedral Ward. Se sei in cerca di sangue curativo e la chiesa è disposta ad aiutarti, ti conviene far loro visita. Quindi già da questo dialogo abbiamo scoperto che sopra Cathedral Ward c'è un'altra cosa. Queste informazioni ve le faccio vedere solamente per avere un'infarinatura generale di quello che c'è in questo gioco, insomma. Bergenworth è un antico luogo di studio. E la tomba degli dei che si trova sotto Yharnam dovrebbe essere familiare a ogni cacciatore. Tempo fa, un gruppo di giovani studiosi di Bergenworth ha scoperto un sacro ricettacolo nei recessi della tomba. Questo ha portato alla fondazione della Chiesa della Cura e a tutti i riti legati al sangue curativo. Da questo punto di vista, tutto ciò che esiste di sacro a Yharnam può essere fatto risalire a Bergenworth. Oggi, però, quel luogo giace sepolto da una fitta foresta, abbandonato e in rovina. Inoltre, la Chiesa della Cura ha dichiarato che Bergenworth è un'area proibita. Non è chiaro quanti di coloro che vi hanno studiato siano ancora in vita, ma solo loro conoscono la parola chiave che consente di superarne il portale. Esci. Addio dunque. È stato un piacere. Che il buon sangue ti mostri la via. Perché ho attivato questa quest ora? Semplicemente ci aiuterà contro un boss dell'area che stiamo per visitare. Scendendo qua sotto, attenti, c'è subito una semibelva che sarà pronta ad attaccarci. Ora scendiamo giù per le scale. Prendiamo quello che c'è da prendere. E qua ci sarà un lupo. Cerchiamo di farlo fuori il prima possibile con un Perry.
Oh, bella, bella, bella. Ce l'ho fatta. Non capisco mai quando entrano o no Iperria. No, queste belve. Anche perché ci sono sempre. È riuscito poco. Comunque, scendiamo giù. Se c'è qualcosa da prendere. Ora non ricordo bene. La prendiamo. Io la come ci arrivo. Così magari. Ovviamente no. Ah, che stupido, c'era la scala. Antidoto. Se trovate prima di qualche area oggetti che prima non avete trovato o vestiti, ovviamente vi serviranno per andare avanti meglio. In questo caso noi co cosa abbiamo trovato? Il cilindro. Questa zona ci servirà molto la resistenza al veleno. Oltre che è molto fico, dato che siamo sporchi di sangue nella parte che era scoperta prima, quindi abbiamo come una maschera. Secondo me è fico, ovviamente. Esamina. Questa città è abbandonata da tempo. Qui i cacciatori non sono i benvenuti. Noi ce ne sbattiamo e l'apriamo, ovviamente. Old Yharnam. Qui c'è un piccolo appunto da fare. In questo luogo c'è un cacciatore che protegge le belve, quindi ci attaccherà quando noi entreremo. E questo cacciatore ha una sua quest. Quest che io non farò, credo sia l'unica che non farò, ma vi lascio il link in descrizione se vorrete seguirla. Personalmente non voglio farla, sarebbe lungo, sarebbe complicato al momento e non dà niente di importante. Secondo me, perché ci dà un'arma che comunque possiamo prendere sì, uccidendolo, i suoi vestiti che possiamo prendere solo uccidendolo, e un'informazione per la lore, ma che comunque penso si capirà molto bene più avanti, verso la fine del gioco. Come ho detto, vi lascio il link in descrizione se la volete seguire, ma io questa non la farò. Tu, cacciatrice, non hai visto la vita? Torna subito. Old Yharnam, bruciata e abbandonata dall'uomo, è ora abitata solo da belve. Non sono un pericolo per chi sta sopra. Torna indietro. Tu, la cacciatrice, dovrà affrontare la caccia. Sei una cacciatrice abile, capace, spietata, ebbra di sangue, come i migliori cacciatori. Ed è per questo motivo che devo fermarti.
andiamo qua in alto verso il cacciatore che ci sta rompendo abbastanza i coglioni. Sperando in bene. Semmai è meglio... Ok, fammi scendere un attimo. Meglio cambiare. Allora, impatto, sangue, fuoco, fulmine. Per il momento meglio mettere il cappello da cacciatore che avevamo anche prima. Credo che con i perri riusciremo più semplicemente a batterlo, anche perché dovrebbe avere abbastanza vita e noi non abbiamo un gran danno. Ecco, già sa che siamo qua. La sua arma è interessante. Bisognerà fare attenzione però. Già vediamo che insomma ci toglie abbastanza vita con l'archibugio. Testa di cazzo proprio. No. Gli togliamo niente in pratica. Ah, no, sì. Ok, Perry. E gli togliamo pochissimo. 120 con il Perry è veramente poco. Almeno contro una persona che ha tanta vita. No. Pensavo di averlo preso, invece no. Che cazzo, però sei lento. Dai, vaffanculo. Ah, pezzo di merda. E vabbè, cazzo. Potremmo provare a buttarlo giù, non so se riusciremo, ma può essere un ottimo metodo se non muoio prima. Dai! Cazzo! Non riesco a fargli perdere niente. Ma cazzo, toglie tantissimo. È più complicato del boss di... Il boss dell'area precedente. Se riuscissi a buttarlo giù, ma magari con un... facendogli un parry, ma non entrano più perché Cristo santo. No, cazzo, non è possibile. Doveva entrare il mio colpo prima per forza proprio. Sì, vabbè. No, porco... Devo pensare che tu ancora sogni. Beh, quando farai il prossimo sogno, rifletti bene. Yeah!
ci siamo riusciti, abbiamo battuto il cacciatore cinereo, abbiamo ripreso le nostre anime. Scusate se si vede male, ma ho registrato questo spezzone dopo aver finito la registrazione vera e propria, e quindi per farlo vedere decentemente invece che sgranato, questo sono riuscito a fare. Spero che il video vi sia piaciuto, commentate, condividete, lasciate like, quindi sostenetemi e alla prossima.